Come ha vissuto quelle ore? Con grande apprensione, non nascondo, con un po' di angoscia, perché sapere che all'interno di un ufficio erano presenti delle persone che vivevano momenti drammatici, chi in un senso e chi nell'altro, mi ha messo sicuramente apprensione, ma anche un po' di angoscia, quello sì. Il giorno dopo il sindaco di Romano di Lombardia, Michele Lamera, è ancora scosso per quanto accaduto negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, dove un ex imprenditore Luigi Martinelli, 54enne, ha fatto irruzione armato di fucile e pistole, tenendo in ostaggio per oltre 6 ore un impiegato dell'agenzia, Carmine Mormandi. La causa del folle gesto sarebbe da far risalire a questioni economiche. Dai primi accertamenti sembra però che Martinelli non avesse un debito così elevato. Dalle informazioni che ho, il debito era anzi abbastanza esiguo, quindi non elevato, però probabilmente il sistema congiunturale, le problematiche magari legate ad una situazione economica sicuramente non facile hanno fatto sì che la situazione in qualche modo una scintilla facesse scoppiare quella che è stata poi la reazione che abbiamo visto tutti. La vicenda ha tenuto col fiato sospeso non solo il Bergamasco e la Lombardia, ma l'Italia intera. È stato poi il brigadiere del paese, Roberto Lorini, a convincere Martinelli ad arrendersi dopo una lunga trattativa durante la quale l'imprenditore ha più volte minacciato di uccidersi. Vorrei porre l'attenzione perché lo vorrò incontrare personalmente e verificare la fattibilità di un riconoscimento al brigadiere Lorini, Roberto Lorini, che grazie al suo intervento pronto ha permesso che tutta questa faccenda volgesse al meglio.